Bravissimo Fabrizio Bai, grazie naturalmente per essere arrivato qui, una buona serata a tutti quanti voi, grazie naturalmente per la vostra presenza, un appuntamento Incontri sotto la Torre per Estate Insieme 2015, promosso dall'amministrazione comunale di Subiano, insieme a 102, insieme a Teletruria, insieme a Tascane Paz, insieme a tanti di voi, perché uno di noi è anche proprio Fabrizio Bai, uno di noi è Bifrons, uno di noi saranno gli astrofili, il nuovo gruppo Astrofili Arezzo che arriverà tra qualche istante, uno di noi sarà una carissima amica giornalista che ha vinto un premio strepitoso a livello nazionale che è Antonella Di Tommaso e che ha vinto il premio Pro Arte di ANCI, quindi Associazione Nazionale Comuni Italiani, quindi capite che ci sta veramente tanto bene. Avremo degli artisti importanti insieme a Tascani Pazze, che è uno di noi in questo caso, come naturalmente Chiara Leidi, come Valentino Bruschi, e poi naturalmente avremo anche delle immagini stupende e meravigliose che vedremo. Se n'è andata Venere, ma c'è Fabrizio Bai che quasi ci ha ricordato un po' questo percorso. Questo è uno dei tuoi brani, è vero? Si chiama Solo Toscano, è un brano tratto dall'ultimo CD che ho fatto, Etruscology. È un disco che ha una storia un po' particolare, si chiama Etruscology proprio perché in quanto toscano ho voluto dedicare e creare un progetto sfruttando quello che erano gli strumenti etruschi e la musica etrusca, cioè usando un po' la fantasia, facendo un po' di ricerche, un po' sulla nostra terra, nei musei toscani. Sono andato a controllare e vedere quali erano gli strumenti che sono arrivati fino a noi della cultura, della nostra civiltà etrusca, e che tra l'altro fa parte un po' di tutti noi. Incuriosito un po' da questi strumenti, e avendo conoscenze di musica greca, che era la prima derivazione e la prima contaminazione di questa cultura, ho costruito alcuni di questi brani, usando, cioè, come in questo caso, ho usato alcune note di un flauto che era stato ritrovato, e ci ho costruito sopra delle melodie con un'intelaia scura, però di musica moderna, di musica mediterranea, cioè sfruttando una tela moderna, ma una grammatica antica, ecco, un esperimento un po' particolare. Insomma, vorrei farvi capire, Fabrizio Bai è uno che scrive musica, Fabrizio Bai è uno che insegna musica, Fabrizio Bai è un maestro di musica, ma pensate, tutti dicono chitarra classica, però capelli un po' strani, no? Codino, crocchetta, ma guarda un po' che addirittura ha fatto il flash mob con Peter Pan in Piazza del Campo a Siena, con tutti i bambini che facevano i bambini, uscivano. Vabbè, uscivo dai bar di Siena, nascosti tutti nei vari luoghi, chi nella farmacia, chi nel bar, e a un certo punto in Piazza del Campo si sono ritrovati a questi 20 ragazzi tutti insieme, che non finivano mai di arrivare, e la gente è rimasta sorpresissima da questo evento. Quindi capite, naturalmente dobbiamo fare veramente un applauso a Fabrizio Bai perché veramente è fantastico. Bene, grazie Fabrizio, ci ritroviamo tra qualche istante. Vorrei qui insieme a me, proprio collega, ha vinto questo premio, vorrei che arrivasse qui perché poi insieme vi presenteremo gli astrofili, il nuovo gruppo Astrofili Arezzo. Eccola qua. Un applauso lo vorrei fare proprio ad Antonella Di Tommaso. Antonella, chiudi il microfono, guarda. Perché? Perché aver ricevuto questo premio a livello nazionale, beh, per noi è un lustro, insomma, avere una retina, che riceve il premio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani a Roma per l'arte, per un percorso culturale, soprattutto perché sei una che sceglie i percorsi culturali a costo quasi zero, economico. Ti hanno fatto forse anche questo, perché essendo i comuni sempre poveri, insomma, in cerca di denari e mai avere, insomma, dei fondi che possono essere importanti, in questo caso tu sei riuscito a cogliere questa particolarità. Sì, effettivamente è stato proprio così. Ma innanzitutto buonasera ai telespettatori e buonasera al pubblico di Subiano. Complimenti per questa bella iniziativa sotto la torre longobarda di Subiano e poi una breve riflessione per dire che le bellezze storico-artistiche di Arezzo non finiscono mai di stupire.
a 10 minuti, a 10 chilometri, poco più dal capoluogo, c'è questo bellissimo luogo, veramente una bella scoperta suggestiva che merita di essere visitata anche chi sta ad Arezzo delle volte non conosce. Sì, per ritornare alla tua domanda, sì, le mie iniziative sono quasi sempre a costo zero, perché io dico che la cultura bisogna essere imprenditori di se stessi, non fare imprenditori con i soldi degli altri intendo i soldi del comune. Si può fare benissimo cultura a livelli altissimi, come abbiamo dimostrato di fare dal 2008 ad oggi, ospitando nella prima rassegna con il giardino ben 150 autori e nella seconda edizione denominata Incontri d'autore siamo partiti con 15 autori di livello nazionale, l'abbiamo fatta a costo zero, come semplicemente mettendo cuore e passione e tanti contatti personali che poi si sviluppano nel corso della vita, perché il nostro mestiere, come tu ben sai, è quello di relazionarci con altri colleghi, di viaggiare, di tessere rapporti. Ecco, io questo l'ho fatto, ormai sono 25 anni che faccio questa professione, di contatti ne ho tantissimi e ogni qualvolta mando un'email o alzo il telefono, quasi tutti mi dicono di sì. Ed Arezzo è stata meta di personaggi importanti, da Margherita Hacca, Gennaro San Giuliano, il vice direttore del TG1, piuttosto che Nino Marazzita recentemente, Candida Livatino, che la vedete tutti i giorni al TG5, ma anche Sveva, Casati Modigliani e tanti tanti altri, sono circa 200 persone che ho ospitato, non ultimo, e ci tengo tantissimo, Claudia Cole, che l'anno scorso tenne la prima nazionale dello spettacolo dedicato a due suore, scritte, pensate, due suore della montagna aretina che hanno scritto questo musical, e la prima nazionale la tennero proprio ad Arezzo. Ecco, anche lì in quel caso alzammo il telefono, formulammo un numero e Claudia Cole venne a tenere questo spettacolo. Quindi tanta passione, costi zero, e poi tanti amici che gravitano intorno alla mia persona, ma anche a chi mi aiuta, offrendoci che cosa? L'ospitalità. C'è il ristorante che presenta i propri prodotti tipici e quindi tiene a cena l'ospite subito dopo le presentazioni, c'è l'amico attraverso un bed and breakfast oppure un albergo di lusso, perché ci abbiamo anche questi ad Arezzo, che si offrono a farci dormire i nostri ospiti, e poi c'è chi offre il proprio tempo per andarli a prendere e portare, e noi che facciamo la nostra professione attraverso l'ufficio stampa e tanta tanta promozione a livello nazionale, e i risultati sono questi. Qualcuno se n'è accorto e quest'anno ha deciso di conferirci questo premio, 11 siamo stati premiati a livello nazionale. E nell'occasione c'era anche il ministro della cultura argentina, che è venuto a congratularci con noi per questa opera di proselitismo, perché la cultura è educazione per quello che facciamo nei nostri territori e non solo. Che ne pensi di Fabrizio Bai, visto che fa proselitismo con i bambini? Beh, con io la musica la adoro, hanno provato a farmi studiare pianoforte, no, non so no, per no, quanti no, anni, faccio la mamma qui lo può testimoniare, non ci hanno cavato assolutamente niente. No, è emozionante, cioè, oltre alle corde, alle trombe, ma poi tu Eustachio. No? Io credo che questo, Fabrizio, cioè tu ce l'hai proprio regalato, perché qui passa proprio sotto il torrente Valbena, e Valbena è proprio un nome etrusco, te lo posso assicurare. Mi ero informato, sì, insomma, poi siamo in piena Etruscola, siamo nell'Etruria piena, quindi... Di là c'è il gruppo archeologico Giano, vedo che c'è Emilio Giannottoni, che loro stanno cercando delle formelle. Emilio, non le troverai più, perché le formelle del sole, del Dio Sole, chissà dove saranno finite, però in realtà erano nell'Alpe di Catenaia, nel Costone, e sono naturalmente richiamate nel libro della storia di Subbiano. Le stelle sono arte? Beh, sono l'arte del creato, voglio dire. Mi veniva in mente quello che ho ascoltato oggi ai telegiornali, no? Su questo Plutone. Dice ci sono delle grandi eruzioni, no, non è, senti, lava, no, ma è ghiaccio. Noi non c'entriamo, non ci capiamo niente, ma io ho una soluzione. Dicela. Se ti chiamo non mi fa domande difficili. E di cognome Fassestini, io sono sicura che qualcosa di più ne sappiamo. È il presidente del nuovo gruppo Astrofili di Arezzo, quindi lo chiamiamo e lo mettiamo nel mezzo, lo mettiamo di mezzo. Di mezzo. Vai, guarda, quindi guarda, facciamo un applauso a Lorenzo. Lorenzo Sestini, nuovo gruppo Astrofili Arezzo. Allora, Lorenzo, tu che hai fatto 1000 fotografie, poi nella Torre del Castello c'è proprio una piccolissima raccolta di foto, no, che hai fatto, però Venere se n'è andata perché ormai lei viaggia, dorme presto, insomma se ne va subito, però quello che diceva lei su questo Plutone di cui noi siamo un po' tutti curiosi, no? Che ci dici?
Certamente è un avvenimento molto molto importante perché andare su Plutone con una sonda non è niente di facile, quindi siamo arrivati finalmente, per molti di voi magari può essere poco vedere Plutone, però per noi addetti ai lavori e per persone che sono veramente appassionate, Plutone è veramente stato un traguardo eccezionale perché abbiamo completato completamente il quadro del sistema solare. Quindi, la sonda che è andata su Plutone ha avuto veramente, veramente un successone. Abbiamo scoperto anche, dei canyon al momento perché sono tutte immagini, fresche, quindi non sono immagini, che verranno dopo, ce ne saranno altre, però sono immagini fresche che hanno testimoniato che ci sono dei canyon profondi come la Fossa delle Marianne su Plutone. Poi abbiamo visto anche molto simpatiche le foto che girano un po' su social network, che è questa immagine di Plutone con un cuore, c'è cioè chi si è divertito a fare dei disegni con gli occhi e quant'altro. Però Plutone poi mano a mano rimarrà solo perché la sonda dopo il flyby se ne andrà, quindi Plutone rimarrà lì solo soletto, deglassato non tantissimo tempo fa, quindi rimane il solito pianeta nano, però scopriremo tante cose. Ora martedì arriveranno delle altre notizie, quindi vediamo un attimino. Sappiamo che ci sono anche delle altre lune di Plutone, che è Caronte, quindi insomma ha un amico intorno, quindi Senti, ma se noi veniamo nel vostro sito, troviamo tante notizie, magari perché dopo ci dimentichiamo, no? Cioè, nel senso che i telegiornali cominciano, giusto, Antonio? Finché c'è la notizia va bene, poi dopo tutti quanti ci si scorda sempre perché la notizia passa, no? Però nel vostro sito, che è quello del nuovo gruppo Astrofili Arezzo, possiamo trovare tutte queste notizie. noi siamo costantemente attivi tutto l'anno, anzi forse d'estate ci concentriamo più sul pubblico, però d'inverno è dove lavoriamo veramente. Quindi chi è appassionato di astronomia e di scienza varia e di meteo, perché sono anche direttore d'Arezzo Meteo, collaboriamo anche con Teletruria, quindi ci fa molto piacere essere qua anche. Quindi chi è interessato siamo sempre attivi durante l'anno. Dopo d'estate abbiamo ovviamente questo caldo che ci permette di stare più fuori, quindi perché no montare dei telescopi e fare vedere alla popolazione le meraviglie che ci sono da vedere. Questa sera vi faremo vedere gli anelli di Saturno ben visibili. Ora è vero che è lontanino, quindi lo vedremo non al meglio, però comunque vedrete sempre gli anelli di Saturno, quindi è una serata importante, insomma. Sarà visibile fino a settembre, ovviamente, non è che è visibile solo questa sera, quindi siamo attivissimi anche un po' in tutta la provincia, quindi ci troverete a Villa Severi per Calici di Stelle, come ogni anno ci trovate lì. Siamo a San Leonino, andremo a Capolona, andremo a Subbiano, saremo qua di nuovo a settembre, quindi insomma ci saranno moltissime iniziative in tutto il territorio. Questo lo trovate su arezzometeo.com e su arezzoastrofili.it. Oppure, se vi piace guardare le nostre foto, potete guardare anche lorenzosestini.it, che ci sono tutte le fotografie che facciamo. Qual è stata la cosa più curiosa che avete scoperto guardando il cielo? Un alieno, no, non è vero assolutamente. Non è vero assolutamente perché noi osserviamo da tantissimi anni, quindi di cose strane ne abbiamo viste, però tutte cose che hanno avuto una spiegazione. Quelle che non hanno una spiegazione possono essere satelliti spia, possono essere tantissime altre cose, quindi di cose strane no, ne abbiamo viste tante, però tutte scientificamente provate e spiegabili. Personalmente, io, quando ho cominciato, la cosa più strana che ho visto e che mi piaceva vedere dai libri, si guardava la galassia dell'Andromeda, bellissima. Comprai il mio primo libro di astronomia, sorge verso agosto, fine agosto, la galassia dell'Andromeda. Comprai il mio primo telescopio, andai, mi ricordo, nelle zone d'Arezzo, in periferia, mi aspettavo di vedere una galassia enorme. Avevo 15 anni, quindi ero piccolino e non vedevo niente. Anni e anni dopo, alla fine, sono riuscito a vedere che con un telescopio più potente si riusciva a vedere. Mi ricordo era un telescopio grosso come questo microfono. Quindi per guardare il cielo ci vogliono telescopi importanti, quindi l'inquinamento luminoso è molto significativo. L'inquinamento luminoso è molto significativo e purtroppo stiamo andando incontro a una soluzione molto difficile perché è vero che oggi ci sono i LED, pannelli solari, energia rinnovabile e quant'altro, però ancora sprechiamo molta e molta energia, soprattutto in Italia. In Francia sprecano molto meno avendo più energia di noi.
le strade non vengono illuminate come le illuminiamo noi, ma si avvalgono di strisce di segnaletica importanti, nonché rende più vivibile anche una strada. Oggi le luci sono montate a norma, perché ci sono delle leggi come in Toscana contro l'inquinamento luminoso, però ci sono anche moltissimi problemi legati all'inquinamento luminoso, nonché i privati fanno dei grossi danni. Vi voglio invitare, che vi voglio fare capire anche una cosa: se una pianta viene illuminata di notte non gli facciamo assolutamente bene, perché la fotosintesi clorofilliana non funziona. Quindi se una pianta deve rilasciare l'80% di ossigeno la notte, illuminandola non rilascia tutto questo ossigeno, quindi la strozziamo praticamente con le luci. Quindi abbiamo bisogno di buio, come noi abbiamo bisogno di buio, come la vegetazione, quindi oggi purtroppo sappiamo i furti, cose varie, quindi l'illuminazione da sicurezza, però ci sono dei sistemi per montare le luci che sono importanti, quindi non illuminiamo in alto, che non serve, ma cerchiamo di indirizzare la luce dove serve. Io quando ero piccola ero affascinata dalla Via Lattea, non mi capita più di vederla. Purtroppo il problema dell'inquinamento luminoso è questo, esiste ancora. La Via Lattea in realtà non è solamente quella strisciata che vedete d'agosto, d'estate, ma in realtà tutto quello che vediamo dalla nostra terra fa parte della Via Lattea. Quindi la Via Lattea non è solo quella zona, ma è tutto il complesso di quello che vediamo. Oggi purtroppo dalle città non si riesce più a vedere, nemmeno dalle montagne. Comunque qua abbiamo un sito importante che è Catenaia, oltre che Lamiata, in Toscana abbiamo due siti che sono molto importanti, perché hanno un inquinamento luminoso bassissimo. In termini tecnici viaggiano su 21 SQM, cosa che per trovare questo dato dobbiamo andare a 3500 metri sulle Alpi. Quindi Lamiata e Catenaia... si può dire Catenaia Alpe, stai parlando? Catenaia Alpe di Catenaia, ovviamente. Noi andiamo spesso lì, andiamo spesso a Poti, perché è vicino alla città d'Arezzo, però di montagne non ce ne mancano, anche se i problemi dell'inquinamento luminoso sono enormi. Quindi una volta si utilizzava che una strada alle 3 di notte si poteva spengere un lampione sì o un lampione no, ne verrebbe bene anche alle nostre tasche ritornare a quei sistemi. Senti, ti sto domandando anche questo. Oggi come oggi, soprattutto su che cosa si basa la vostra attività di osservazione? Abbiamo detto naturalmente Saturno, che adesso si vede bene, Venere che se n'è andato poco fa, cioè se n'è andato poco dopo le 21:30 più o meno, ha cominciato a lasciarci, la Via Lattea che non si vede più. Una volta si insegnava ai bambini addirittura l'orientamento attraverso le stelle, no? E quindi capire un po' tutto quello che era il cielo. Ma oggi come oggi, soprattutto che cosa stiamo osservando e soprattutto che cosa vogliamo vedere? Sono soltanto i momenti essenziali quando arriva una cometa, che naturalmente diventa focalizzata un po' la nostra attenzione verso il cielo, oppure? Nella mia vita non riuscirò mai a vedere tutto quello che può dare la bellezza del cielo, anche senza i venti. Dopo gli eventi condiscono, mettono la ciliegina sulla torta, tutto quello che guardiamo. Quindi durante l'anno uno riesce a vedere un sacco di oggetti, ci sono un sacco di galassie, un sacco di ammassi globulari, ammassi aperti, stelle doppie, sistemi solari, nonché facciamo anche un po' di ricerca, quindi cerchiamo di scoprire qualche supernova su altre galassie, cerchiamo di scoprire un transito su una stella abbastanza luminosa. Abbiamo degli osservatori privati, anch'io a casa mia, un altro a Stia, un altro a Bibbiena, un altro a Santa Mamma, insomma. Ci diamo da fare nel portare questa passione anche a livello europeo. Perché questo? Abbiamo fatto un concorso a Arezzo, quindi per dare orgoglio alla mia città, che ci tengo moltissimo, lo potete vedere anche sul sito d'Arezzo Meteo, che stiamo facendo una lista di tutte le montagne sulla provincia d'Arezzo, ogni singolo articolo, quindi andate a visionare. La cosa che ci ha reso orgogliosi da Arezzo è che su migliaia di associazioni che hanno aderito a questa iniziativa siamo arrivati quinti in tutta Europa, quindi è un buon risultato. Nel 2008 siamo arrivati primi in tutta Italia, quindi la nostra associazione va, speriamo. Meritano un applauso, quindi, credo. Le stelle in su col naso le abbiamo sempre guardate tutte. La Luna, che naturalmente è importante perché determina un po'
quando fa il vino Saverio guarda sempre la luna, qualche volta gli dà balta, come si dice noi, e non funziona più niente, no? Davvero. Solo le poesie. Le poesie. Posso dire che ci sono, potrei scrivere un libro con tutte le serate che abbiamo fatto nel corso del tempo, ci sono delle persone, sono cose simpatiche che poi prima o poi magari potrò fare anche un piccolo book delle esperienze del gruppo Astropoli, perché sono importanti poi. Abbiamo fatto 3 anni fa uno star party su Apoti, è venuto più di 1000 persone, quindi è stato un avvenimento importante. Ci sono state anche delle domande molto particolari, tipo simpatico ovviamente, tipo una persona che ha voluto vedere la luna, dopo mi ha guardato, è incuriosito, dico ora mi fa una bella domanda e mi guarda e mi dice ne posso vedere un'altra. Quindi insomma ci sono anche delle domande un po' particolari. Quindi. Ma la luna è sempre così interessante oppure ha perso un po' di questa sua particolarità, visto che comunque se ne parla spesso? Se ne parla spesso, oggi ci divertiamo anche, i TG mano a mano stanno andando sempre a cercare audience e notizioni, la superluna esisteva una volta, esiste oggi, quindi non va chiamata superluna, è la diffrazione dell'atmosfera che fa sembrare una più grossa, ma in realtà la luna è quella, è sempre il suo diametro, ha un apogeo e un perigeo, ovviamente un momento che è più lontano, un momento più vicino, però è sempre lì, mano a mano andrà a allontanarsi, quindi non farà più verificare l'eclissi di sole, però la luna è sempre quella. Però è molto interessante la luna perché si può studiare anche sulla luna, ci sono, dato che non ha atmosfera, ci sono dei impatti meteoritici che io qualche volta mi diverto a guardare nella zona buia della luna. Quindi vediamo dei piccoli bagliori, quindi si tiene sotto osservazione questa zona, quindi la luna è sempre importante e grazie a lei viviamo, perché non ci fosse la luna non avremmo le stagioni, la terra è in equilibrio grazie alla luna che la tiene. Si è mai spostata la luna? No, non si è spostata, all'inizio si è creata però non si è mai spostata, è sempre stata lì, ovviamente era molto più vicina, un'eclissi di sole magari 4-5 milioni di anni fa magari poteva durare invece che 2 minuti e mezzo nella totalità, magari poteva durare 10 minuti perché era molto più vicina, quindi abbiamo la fortuna che il disco della luna e il disco del sole sono la stessa dimensione dettate dalla distanza, quindi abbiamo anche questa fortuna qua, ma man mano non vedremo più l'eclissi di sole. Qual è la stella più luminosa? La stella più luminosa è Sirio. Esiste anche la stella più luminosa, che molti di voi la chiamano stella luminosa, ma in realtà non è la stella più luminosa, ma è Venere, che è un pianeta ovviamente, che è la stella della sera, la stella del mattino. Molti la confondono con la stella polare, che non è assolutamente luminosissima, si trova, ve lo farò vedere sotto, come si farà a trovare. Ce lo farai vedere dopo? E il pianeta rosso si vede ancora? Il pianeta rosso in questo momento non si vede. Avremo una sua un momento più consono per l'osservazione tra 2 anni. Tra 2 anni faremo delle serate importanti su Marte. L'ultima è stata nel 2005, mi sembra, nel 2005-2006, ora non mi ricordo perché è difficile ricordarsi tutte le date, tutti i numeri che viaggiano da astrofili diventa un problema. Abbiamo avuto dei momenti in cui Marte era molto visibile. Oggi, in questi ultimi 2 anni, no, è molto distante, quindi non riusciamo a vederlo perfettamente. Con strumenti che abbiamo in possesso riusciamo a vedere, ovviamente non li potrete trovare nelle serate perché necessitano di montature importanti, quindi non sono trasportabili questi strumenti. Bene, io credo che a questo punto farebbe l'applauso proprio a Lorenzo Sestini, che è il presidente del nuovo gruppo Astrofili d'Arezzo, ma se vi dobbiamo trovare vi troviamo soltanto naturalmente tramite il sito, invece voi avete oggi una collocazione ben precisa. Ci ospita in termini di amicizia Fabio, che lo saluto ovviamente su della Casina del Prato, noi andiamo lì, è un bar, quindi ci ritroviamo ogni tot giorni per fare dei convegni anche importanti, perché ci abbiamo fatto dei ritrovi abbastanza importanti, è venuto un ragazzo che è un astronomo, quindi ha fatto vedere alla popolazione come fare ricerca astronomica dal balcone di casa, abbiamo fatto mostre fotografiche, convegni, un sacco di cose durante l'anno riusciamo a portarle a termine, quindi vi aspettiamo anche alla Casina del Prato, anche magari gustandovi un gelato. Quindi, l'estate ci sta, davvero, davvero. Naturalmente questi qui sono i vari appuntamenti, quindi grazie a Lorenzo. Direi subito di
ritornare con Fabrizio, poi noi naturalmente ci incontriamo su Dalla Torre al Cielo. Tu vai a preparare il tutto, va bene Lorenzo? Grazie. Grazie, grazie ancora, un applauso proprio. E torniamo con questa musica che è veramente accattivante, prima di lasciare parlare Colongo. Perché più che parlare ci cominceranno a far capire che cos'è la birra, ci guideranno per forza, quindi, e per di più sono anche di casa nostra, ma anche lui naturalmente di casa nostra, perché si parla naturalmente di questa nostra storia, di questo nostro territorio, e beh, tu naturalmente la rappresenti attraverso la musica. Senti Fabrizio, cosa ci fai sentire? Allora, questo è un brano nuovo che non è nel disco, però è un proselito, insomma, che si chiama Milonga d'Autunno, è un'anteprima. Questo è anche il brano che poi farò sentire successivamente. Senti, sono curiosa di una cosa, no? Io quando tu sei arrivato mi c'avevi scritto istituto, cioè tu insegni anche. Sì, sì, io insegno a Siena Jazz, a Siena Lunga e in Conservatorio a Perugia. Andiamo a sentire questo pezzo musicale, grazie naturalmente a Fabrizio Bai. Thank you.
Grazie. Questo naturalmente è il CD che è Etruscology e devo ammettere che veramente è un bel CD. Grazie Fabrizio e adesso andiamo a parlare di birra. Hai mai spillato? No, non ho avuto mai questa emozione. Prova a tirare la leva. No, non gliela dare questa emozione. Allora, tu lo conosci? No, non lo conosco. Come si chiama? Come ti chiami? Io sono Filippo Colongo. Aspetta, in tanti. No, nel senso... No, ci tengo per un motivo. Perché tanti è un nome storico. Guarda, hai visto? È vero, no? Giusto? Vieni qua un attimino. Perché, scusa, facciamo un applauso anche alla mamma. Perché, a parte essere una bravissima redattrice, quindi ci tengo a dirlo, ma per noi che siamo qui di Subiano è una famiglia veramente storica del nostro territorio, ecco perché Filippo ho voluto dire questa cosa, perché è importante. Ma come arriva la passione? Non dire da te, perché non arriva da te, eh? No, io un po' la storia di questi ragazzi li conosco. Arriva quasi per caso, molto inaspettata, da mio babbo fondamentalmente, che la faceva in casa già da diversi anni. Lo chiamiamo allora, chiamiamo anche il babbo, facciamolo alzare proprio, eccolo qua, Beppe dei Giardinetti, centrate tutti, allora vai. Non ho mai bevuto birra in vita mia fino a qualche anno fa, perché semplicemente non mi piaceva, non trovavo niente di interessante, poi dopo... Da quando la faceva lui, magari qualche assaggio l'ho fatto, poi dopo si è venuta fuori questa cosa che inizialmente doveva essere una cosa sua, poi sono entrato io completamente. Quindi mano a mano con anche concorsi, vari corsi di degustazione per la produzione, allora mi sono un po' appassionato al mondo proprio della birra artigianale, quindi un prodotto... di qualità e non di quantità come generalmente vista questa bevanda. Facciamo un applauso a Silvia Tozzi, puoi passare di qua Silvia, grazie. Giovani con giovani, no? Credo in questo caso, no? Bifronze, guardate bene questo marchio, Noi abbiamo Giano di fronte. Che è nato una quindicina di anni fa, se non sbaglio, a un mercatino dell'uva, dove noi presentammo delle birre fatte in casa da noi, diciamo molto approssimative, però avevano già questo marchio non così definito, l'avevamo fatto da noi e poi dopo l'abbiamo dato a un grafico per, diciamo, ripulire, si dice in gergo tecnico, e ha fatto questo marchio che all'inizio non mi piaceva più di tanto, ora lo trovo veramente fatto bene, un bel marchio, e diciamo abbiamo fatto caso che molti romani conoscono subito l'etimologia della parola bifrons, che è la seconda parola di Janus bifrons, Giano bifronte. A Roma la conoscono tutti, anche perché è una divinità pagana che a Roma è, diciamo, conosciuta, e c'ha anche delle statue, delle effigi. Qui in Casentino sembra strano, nessuno capisce cosa vuol dire. Però noi cominciamo a dirglielo, siamo contenti anche di portare al giro nel nostro piccolo questo marchio. Non ce ne vogliano quelli di Capolona, dove noi residiamo. E dove producete? Dove produciamo, ce l'hanno già detto, però ormai la tradizione è nata col mercatino dell'uva di Subiano e portiamo avanti questo marchio. Naturalmente stiamo parlando di un micro birrificio, questo credo che sia importante. Sai che facciamo? Proviamo a fare la degustazione di una birra subito, magari la offriamo all'assessore questa, poi dopo tre bicchieri vediamo che succede, non lo so questo, però per carità proviamo in questo caso, va bene? No, facciamo delle cose piccole tanto per far gustare questa cosa e far capire quello che è. Allora, Filippo, che tipo di birra stiamo naturalmente assaggiando? Allora, questa è uno stile inglese, quindi è una birra chiara, molto leggera, e siamo sui 4 gradi e mezzo, è una birra molto fresca, beverina, comunque ha una lupolatura abbastanza importante, quindi dona freschezza, un leggero amaro nel filo nel fondo, che nel finale che ripulisce un po' e da questa freschezza sia in aroma sia come beverinità. E inizialmente una parte leggermente dolce data dal malto, quindi dalla parte dei cereali, e la lupolatura inglese, quindi aromi
leggermente quasi erbacei, non che sfondano come quelli americani nella parte fruttata. E la Sherwood, è la nostra Sherwood, quindi riprende da un nome abbastanza inglese comunque. E altrimenti qui si va sulla rossa, che è una birra in stile belga, la Sunset, quindi è uno stile più un po' più corposo, più alto di gradazione alcolica, siamo sui 6 gradi, e lì sente preminente nella parte iniziale la componente maltata, quindi dei cereali sempre, quindi molto abbastanza dolce inizialmente, e, quindi note quasi caramellate, note che vengono da cereali per l'appunto, e nel finale anche quella che tende leggermente più all'amaro, quindi alle note lupolate. Senti, ma noi in Italia non ce l'abbiamo il lupolo, malto? No, in Italia c'è anche, ma non, noi abbiamo avuto sempre la cultura per il vino naturalmente, non abbiamo la capacità e la tradizione che possono avere in Belgio o in Germania per fare questi ingredienti da birra. Naturalmente ci sono dei birrifici agricoli che si producono l'orzo, però il problema è farlo maltare, cioè deve essere trattato per poter rilasciare poi i zuccheri che verranno trasformati in alcol, quindi per trattarlo è un problema in Italia, perché non esistono malterie, cioè di pubbliche, ne esistono solo 3, di cui 2 sono di grandi birrifici e una gestisce per tutti i produttori italiani, quindi non ha comunque una, generalmente una resa e una, sia in qualità che in costi paragonabile a quelli esteri. La birra, voi giovani, come la considerate? A me personalmente è una cosa che piace molto, in quanto è fresca, anche in periodi così caldi. È vero che può essere un po' alcolica, più, meno, media, però è sempre una cosa che bevi volentieri, è una cosa che con una giornata calda come in questi giorni ti può allietare la giornata. Quindi per me il rapporto, avendo anche comunque anch'io un locale, quindi vendita di birra, è una cosa che adoro. E vedo anche molta gente, molti giovani che sono, diciamo, birraioli, e una birra, penso, una sera a pranzo o quando capita, non credo sia quella il male di bersi una birra, ecco, per i giovani. Ma quando si beve la birra? È universale, diciamo, può essere inserita in qualunque contesto, secondo me, perlomeno per la mia anche esperienza, sia come può essere un divertimento, può essere una degustazione, può essere una chiacchierata con gli amici, e naturalmente da non sottovalutare anche l'abbinamento con piatti, quindi ben scelto, ben selezionato, che crei dei contrasti o... Mi fai un esempio, Filippo? L'esempio uno dei più classici è una birra scura, quindi le Imperial Stout, cioè birre di alta gradazione, birre complesse che rimandano aromi di caffè, siamo sugli 8 gradi, quindi comunque una birra che è da bere a fine pasto, da bere con calma, molto spesso abbinata a dolci, quindi a piatti che dolci che riportano al cioccolato, al caffè, può essere ad esempio con un tiramisù, con una saker, in genere con il dolce si tende a riportare al dolce come abbinamento, quindi oppure comunque con queste note tostate di caffè. Se no, altrimenti generalmente si tende a trovare il contrasto, quindi con un piatto grasso, che può essere una carne, si va a smorzare con caratteristiche della birra che possono andare sull'acidulo oppure sull'alcol, sull'alcolico, sull'etilico, quindi che vanno a ripulire proprio la bocca dal grasso. E sono miriadi le possibilità. Insomma, provare in questa maniera, ovviamente da primo, da secondo, poi in base alla gradazione, agli aromi, a naso, che non vadano a disturbare il piatto, ma ad aumentare gli aromi e a completare, ecco. Lo sai, parlando proprio di Burfrons, io adesso mi sposto 2 secondi, vado a sentire, perché l'hanno assaggiata, proviamo a sentire qualcuno. Sì, la birra. Va bene, andiamo a vedere, seguimi con la telecamera. Guarda, io vado dal Marconi, tu che hai suonato per tutte queste sere, no? No, sì, è vero, hai suonato, sei venuto a farci tanta bella musica, il karaoke hai fatto, però a parte questo facciamo il karaoke con la birra, l'hai sentita? Sì, buonissima, il retrogusto è veramente particolare. Lucia? Io la birra la vendevo da ragazzo, quindi la conoscevo.
Aspettiamo, perché prima ci hanno detto gli astrofili Catenaia, no? Ecco, era l'unica bottega che esisteva a Catenaia, quindi logicamente, però era un anno anche un po' diverso. Ma amanti del vino, ma anche dell'estate, come è stato detto prima, la birra veniva bevuta come intrattenimento, come, e veniva accompagnata il famoso birrino nelle partite a carte, cioè si giocava la birra, non si giocava la birra, si giocava la birra. Cioè, i clienti che facevano la partita a quattro giocavano quattro birrini e la birra faceva parte dell'accompagnamento di questa storia, quindi alla fase storica anche di questo aspetto. Quindi vedi, allora Filippo, effettivamente c'è una bella storia. Ora vado da quello più polemico di tutti: che dirà, vino o birra? Dice vino, però dimmi, da birra ti piace, Saverio, tu che sei anche un produttore di vino e di vin santi. Ora, in vino Veritas. In birra? Il che vuol dire che il vino c'è una gradazione tale che porta a dimenticare l'opportunità, i modi, e allora, perché essendo di alta gradazione, la birra ti permette invece di poter ancora riflettere, pensare e dare delle risposte moderate, giuste. Senti, ma di Fronzo, no? Che nasce qui nel nostro territorio, da ragazzi giovani, perché a me piace anche vedere questa imprenditoria legata anche a una bevanda giovane, ecco. Sì, infatti stavo dicendo proprio questo, cioè quello che è importante è di essere davanti alle giovani che vadano a imprendere. E vadano a imprendere in cose che già funzionano, che sono importanti, e lo facciano con le capacità. Questo è una cosa importantissima, perché in un momento in cui tu vedi tutto sta carreggiando in qualche maniera molto male, se ci sono dei giovani che si interessano, si danno da fare, adesso qualcosa, non possiamo che applaudire a loro e dire bravi, bravi e bravi. Lo riflettevo, no? Il vino ha una sua stagionalità, perché in autunno si miete, poi si trasforma e quant'altro. Mentre la birra? La birra fondamentalmente oggi perlomeno non ha una stagionalità, perché qualunque fattore derivante da mantenimento di temperature può essere tenuto sotto controllo all'interno del laboratorio, e quindi non c'è bisogno. Naturalmente una volta naturalmente non era così, perché naturalmente per tenere birre al fresco dovevi produrle di modo che la maturazione venisse d'inverno. La classica birra belga in stile saison era una birra stagionale che veniva prodotta di primavera per essere data d'estate ai contadini che lavoravano i campi. E le lager tedesche, come dicevo prima, cioè quindi o come le pils, sono birre che devono essere mantenute e fermentate, quindi maturate a basse temperature. Ecco, tu parlavi prima di cereali al plurale, però si usa sempre l'orzo, quindi sono varie tipologie di orzi che vengono mischiate. Sì, questo sì. Un'altra cosa per concludere il discorso che facciamo prima: non è necessario, come nel vino, che appena viene colto l'orzo o il lupolo venga utilizzato, quello può essere mantenuto, quindi non ha bisogno, come l'uva, di essere trasformata subito, il prima possibile. E per l'altra domanda, sì, utilizziamo varie tipologie sia di lupoli che di malti, quindi malti, cioè l'orzo viene maltato, quindi trattato, e durante la maltazione può essere sottoposto a diverse temperature, diverse umidità, diverse tempistiche, e in base a questo vengono prodotti diverse tipologie di cereali che possono essere utilizzate per andare a modificare il colore, gli aromi, il corpo, il grado alcolico della birra. Si può passare. Faccio vedere un attimo questa cosa. Si va per tostature che vanno proprio sul colore più scuro per birre nere in stile irlandese, o naturalmente in base alla tipologia si possono avere aromi più caramellati o più. Perché quello base o più leggeri, quindi quello base, l'orzo base, cioè il malto base viene utilizzato per l'80% nelle ricette, e poi si gioca per il resto delle percentuali nelle piccole dosi degli altri. Per il lupolo lo stesso discorso, il lupolo esistono diverse tipologie da tutto il mondo, e credo che siamo oltre il centinaio tranquillamente, e ogni lupolo ha il suo aroma, ha la sua percentuale di amaro che viene rilasciata, e si può giocare in mille modi diversi per mischiare tutto questo, il lievito, la stessa maniera, stesso discorso, ha una miriade, una cosa, un punto in più a favore rispetto al vino è che sulla birra si va su sfaccettature molto più diverse,
non ci sono dei protocolli rigidi come il vino. Che... Scusa, e le castagne che c'entrano? Le castagne sono una, diciamo, una nuova, una delle poche, non diciamo invenzioni, però italiane. Anche noi produciamo una birra alle castagne. È una bella accoppiata con la birra, si può dire, allora, senza stare a andare su birre troppo aromatizzate con cose troppo strane. È una cosa che le castagne rilasciano zuccheri comunque e aromi che ben si bilanciano con certe ricette di birra. Noi facciamo ad esempio la Catenaia, che è una birra che utilizza castagne essiccate, quindi la castagna secca, il tipico aroma affumicato e una birra che, perché sono essiccate con legno di castagno e quindi questo aroma affumicato rimane proprio nella birra, c'è anche uno stile tedesco che sono le birre affumicate, che non è che abbiamo ripreso quella, però non è, anche una birra affumicata non è così strana come cosa, sono sempre esistite. Poi naturalmente il discorso che anche si parlava prima è, bisogna un po' uscire dalla mentalità di birra da partita o da supermercato. Qui purtroppo la cultura che abbiamo in Italia di birra è questa qua, perché abbiamo sempre avuto, è sempre stata surclassata da quella del vino, però a livello europeo c'è sempre stato un mondo e una grossa cultura brassicola. Antonio De Bari, il sindaco di Subiano, prego, lo mettiamo qui a sedere nella nostra panchina, proprio così, grazie naturalmente al sindaco di Subiano. Ma a Dubai che birra si beve? Devo correggere subito la Silvia, a Dubai non fanno niente. Non fanno niente, importano tutto, non è possibile, non c'è nulla. Sono deserto, importano tutto quanto, è tutto importato, non, di produzione interna non c'è niente, neanche il petrolio. Però dobbiamo dire questa qui, noi per estate insieme cerchiamo così di valorizzare tutto quello che abbiamo qui nel nostro territorio. Qui non siamo Dubai, qui abbiamo una cultura che è millenaria, perciò le tradizioni devono essere portate avanti e la costruzione, cioè fare la birra è qualcosa che viene dal nostro territorio, perciò è bene che venga valorizzata. Sono venendo di moda, questa birra, l'ho sentita, è veramente buona, è speciale, perciò sono importanti queste cose. E soprattutto collocare il tutto anche attraverso una torre, è vissuto attraverso degli artisti, attraverso Toscana Pazze, attraverso naturalmente anche il nuovo gruppo Astrofili Arezzo questa sera. Ma certo, la Torre Normanna qui è un fiore all'occhiello dell'amministrazione, è stata aperta da poco tempo, è bellissima, il lavoro è venuto secondo me anche molto bene. E perciò qualunque evento che possa valorizzare, che possa permettere di attirare un pubblico in questa maniera è sempre bellissimo. Io non so se è vero che di là saremo a Capolona, però se guardate questo lato qua è un lato, un angolo che è una chicca e un gioiello, che è difficile da mantenere e sappiamo che difficoltà ci sono, però sono qui seduto, riesco a vederla e è bellissima, perciò qualunque manifestazione che valorizza questo angolo è ben accetta e sono felice. Filippo, i tempi di maturazione e di fermentazione di una birra e soprattutto si può fare, ognuno di noi può fare la birra in casa, qualcuno di noi per esempio ha provato a fare il vino, io mi ricordo quando ero piccolina con lo schiacciapatate, spremevamo i chicchi, lasciamo perdere. La birra si può fare. Allora, parto dalla prima domanda, quindi come tempi di fermentazione e maturazione. La fermentazione intanto è quando i zuccheri estratti dai cereali vengono trasformati in alcol dal lievito e questo avviene nel giro di pochi giorni, quindi in 5 giorni avviene questa trasformazione e poi nella settimana successiva vengono altri aggiustamenti, quindi altre trasformazioni che aggiustano e bilanciano la birra. Poi durante la maturazione successiva, quindi quando viene imbottigliata o tenuta nei maturatori, qui la birra si affina, quindi questo può durare dai 2 mesi per una birra leggera, fresca, magari deve rimanere la parte fresca, fragrante del luppolo che dona aromi
molto leggeri e freschi, delicati, freschi, e può arrivare fino a 6 mesi per una triple belga, quindi una birra più strutturata, 7-8 gradi, o anche, volendo in alcuni casi, anche un anno per birre magari con invecchiamento in botte o questo più strutturato. Questo naturalmente varia molto da birra a birra, in base a quello di cui ha bisogno. Naturalmente si sente come quello che viene, si capisce poi quando è pronta. Per la seconda domanda, la birra in casa può farla fondamentalmente chiunque. Oggi con internet abbiamo tutti i mezzi, sia per informarsi facilmente, per comprare attrezzatura. Già farla diversi anni fa sarebbe stato più complesso e più difficile. Oggi si può partire con niente, anche una spesa iniziale nulla, giusto qualche piccola nozione per capire come funziona, e poi da piccolo si può partire piano piano. Naturalmente uno parte generalmente con gli estratti, quindi si utilizzano dei sciroppi che sono zuccheri concentrati estratti da tutto il malto, e non avrai mai la stessa resa in termini qualitativi di una birra fatta con metodi più professionali, come tradizionali come il nostro, quindi da cui si parte proprio dal cereale. Però è un buon modo per iniziare, per stare più tranquilli e per divertirsi un po', per cercare di appassionarsi per la fra amici. Poi con calma, naturalmente c'è chi vuole tentare, vuole provare un po' di più, vuole impegnarsi, e allora in casa si possono raggiungere anche livelli molto molto alti. Grazie Filippo, mastro birraio, quel di Capolona. Tuscany Pulse, eccolo qua, perché questo signore, Elisa, da dove viene? Lui viene da Sacramento, in California, che non è vicino. Che ci fa qui da noi? What are you doing here exactly? Are you on a holiday? We are from California, my wife and I, and we are here visiting in Tuscany again, this time. We have come with all of our family, our children. Ok, sono qui in vacanza, vengo da Sacramento, dalla California. Sono in vacanza, me l'hanno detto prima, al Podere Sant'Egidio, e sono venuti su con tutta la famiglia per la seconda o terza volta, insomma, diverse volte. Domandagli se gli è piaciuto Subbiano, se gli è piaciuto questo angolo storico, se gli piace un po' la nostra birra, il nostro vino, insomma. Ok, did you enjoy your staying here, beer and wine and whatever? Yes, everything including the whatever. Abbiamo capito tutti, sì, gli è piaciuto, veramente, questo ci sono arrivato. Sì, sì, ha detto quello, e poi visto che era una lista molto lunga, ha detto qualunque altra cosa, ho detto sì, soprattutto il qualunque altra cosa. E la birra, l'ha sentita la birra di Filippo, Bifrance microbirrificio, vorremmo ricordarlo, su internet lo trovate, potete naturalmente trovarle in tantissime fiere, in tantissimi mercatini. Have you already tasted their no, beer? No, not have a chance to taste their beer, but I've been trying everyone else's anyway. Ha detto che non hanno avuto il modo di assaggiarla ancora loro, ma hanno assaggiato quella di tutti gli altri, e quindi potrebbe essere una buona occasione per assaggiarla. Gli facciamo, guardi, arriva direttamente, guardi qua, anche sul bicchiere di vetro, Dopo sentiamo naturalmente Tuscany Pulse, Elisa e naturalmente Chiara Barbagli, giusto, in modo particolare. Allora, un percorso mentre gli facciamo assaggiare com'è? Wonderful, nice. Ottima, molto ben fatta. Bene, naturalmente complimenti quindi a Filippo, facciamo un applauso ancora a Filippo, a Bifrance, che per noi naturalmente è veramente un risultato importante per questo nostro territorio. Toscana Pulse, coloro che naturalmente ci hanno aiutato ad organizzare tutta la parte relativa proprio alla torre, dalla torre al cielo dovremmo dire, passando naturalmente per tanti artisti. Elisa Lastrucci e poi naturalmente Chiara Barbagli, in modo particolare Chiara Barbagli, Tuscany Pulse. Noi ci presentiamo come Sentieri Toscani perché adoriamo la nostra terra, siamo tra l'altro nati come proprio un gruppo di amici, e trovare dei percorsi all'interno della zona di Arezzo, del nostro territorio d'origine. Io sto a Antria, per capirsi, lei sta a Montesovi, ci facciamo venire un'idea e proviamo a creare intorno a quell'idea delle piccole realtà. Spesso chiediamo agli amici, come è successo stasera, in effetti facciamo qualcosa di simile ad Antonella. E sì, cerchiamo effettivamente tutti quei legami, quei percorsi per riuscire a fare una serata bella, fondamentalmente, come spero sia stasera.
Certo, allora a Elisa Lastrucci invece chiedo soprattutto gli artisti che noi troveremo salendo proprio nella torre. Allora, in realtà questo percorso è stato creato per tre artisti, perché ricordiamoci che anche Lorenzo Sestini e anche Marco Mazzoni, che ha una piccola parte nella mostra organizzata dagli astrofili, è comunque un artista. E, per collegare i percorsi di ogni singolo artista, noi Tuscany Path abbiamo pensato di unirli a seconda di quello che era il progetto che era stato presentato. Il filo conduttore è lo sguardo che in tutti e tre gli artisti va oltre. Nel caso di Lorenzo Sestini, ve l'ha spiegato anche molto bene lui, gli astrofili vanno oltre lo spazio, cercano di guardare al di là del cielo, al di là di quella che è un'osservazione basilare, ecco, del corpo celeste, e lo fanno attraverso dei mezzi che sono non soltanto i telescopi, ma anche delle macchine fotografiche apposta, per poter fissare queste immagini che con la fotografia analogica era impossibile fissare in modo così, così appropriato. Quindi si tratta di una forma d'arte supportata dal digitale, da software appositi, ma ci vuole molta pazienza e molta conoscenza per riuscire a guardare al di là dello spazio. La mostra degli astrofili, quindi Lorenzo Sestini e Marco Mazzoni. Al primo piano invece abbiamo un altro artista, anch'egli guarda al di là di qualcosa, e nel caso specifico al di là del tempo. Valentino Bruschi, che è un artista, diciamo, adottato, locale, guarda al di là del tempo presentando questo come filone i paesaggi dell'Apocalisse. Questo perché le sue opere vi presentano due facce del tempo. Quello che può essere il tempo futuro, un futuro che è un apocalisse, un futuro in cui il mondo è stato distrutto dalla stupidità, dall'ignoranza di chi lo popola, ma anche il presente, quello che è il nostro presente, ovvero un presente allegro comunque, un presente pieno di vita. E questa cosa, è, almeno secondo me, è particolarmente evidente nell'uso del colore che fa l'artista, che può essere sia violento, e quindi innaturale, richiama i paesaggi che potrebbero esistere fra migliaia di anni, e quindi ormai un mondo che è andato, che ormai non presenta più nessun tipo di forma di vita, in cui la concentrazione dei gas non è più la nostra, qualcosa che ormai non è più, oppure qualcosa di estremamente allegro, qualcosa di estremamente vivace, qualcosa che ci impone di pensare che comunque il presente è nostro e il futuro lo sarà altrettanto, a seconda di quello che faremo. E la terza artista, che invece troverete al secondo piano, è Chiara Leidi. Nella sua mostra Altro Ego si va oltre la realtà, oltre i mondi conosciuti, oltre i mondi che si possono conoscere, poiché la nostra artista crea i suoi propri mondi e li condivide con il resto del mondo. Questo cosa vuol dire? Che lei lavora soprattutto con la fantasia, con l'immaginazione, con tutto quello che le si agita in testa. La sua tecnica è particolare perché, appunto, al mondo d'oggi non si usano soltanto tecniche tradizionali, cioè se fosse nata 50 anni fa avrebbe usato chine, pennelli e la attrezzatura normale. Invece adesso le possibilità che ci offre il mondo digitale sono altrettanto infinite di quello del mondo analogico, e lei esplora quel tipo. Io vi invito a godervi le opere di tutti e tre e cercare di mettervi nei loro panni nel momento in cui cercano di andare al di là di quello che si vede. Fabrizio Bai è un musicista che abbiamo avuto il piacere di ospitare questa sera, grazie per essere arrivato da Siena, a noi fa tantissimo piacere. Etruscology è il disco che tu ci hai presentato, eccolo, l'abbiamo messo qua, ve lo voglio far rivedere ancora una volta perché è veramente un CD interessante e lo consiglio veramente a tutti quanti di tenercelo un attimo quando abbiamo voglia di stare un po' soli con noi stessi, ma anche guardando anche le stelle, direi io, anche se naturalmente c'è la campagna, però ci sta bene, soprattutto quello che avevo ascoltato io. Che cosa ci presenti, Fabrizio, per concludere questa serata? Allora, vi saluto con sempre un brano originale mio, che si chiama Valzer di una sera d'estate, che mi sembra adatto proprio per il saluto. Vorrei un applauso per Fabrizio Bai. Thank you.
Thank you.